Per raggiungere traguardi importanti, a volte serve continuare ad avere fiducia nei propri mezzi e superare le delusioni cocenti. Altre volte invece bisogna rivoluzionare tutto e dare una svolta, magari anche alleandosi con un avversario storico, percorsi e progetti diversi per Bacci Footballate e Peperino, ma per entrambe la soddisfazione di aver raggiunto i playoff. Si parte stasera, nessuno vorrà fermarsi presto. Circolo, Stella Azzurra, iniziano i playoff della Lega Calcio 8 2017-2018. Benvenuti al preliminare d'andata tra Bacci Immobiliare Footballate e Peperino La Rustica. Peperino in maglia da trasferta, maglia bianca per la squadra di Mister Damora, maglia blu invece per il Bacci Footballate. Andiamo subito a leggere liste di convocati da una parte e dall'altra. Partiamo dalla squadra di casa, Manuel Cosimi, maglia numero 2 per lui, 8 invece per il capitano Andrea Eusepi, 6 per Francesco Ferretti, 14 per Filippo Mazzesi, tra i pali Luciano Molon, maglia numero 1, numero 9 per Andrea Moretti, uno dei capocannonieri della squadra insieme a Matteo Trincia, che è il numero 11. Entrambi hanno realizzato 11 gol fin qui in stagione. C'è con il numero 7 Daniele Placido, con il 3 Gabriele Pompei, 18 per Federico Rizzo, 5 per Nicolo Stenbock, Alessio Tombesi alla maglia numero 10, Andrea Tombesi la maglia numero 5. C'è anche Enrico Paresce senza numero. Dall'altra parte invece il Peperino, i convocati di Mister Damora. Peperino che schiera con la maglia numero 2 Marco Alongi, 3 per Cristian Arastasi, maglia numero 11 per il capocannoniere della squadra Andrea Scione, anche lui fin qui a quota 11 gol. Moreno Barani, maglia numero 23, 18 per il capitano Flavio Campanella, Flavio Colasanti invece la maglia numero 8, Christopher Cutrupi la numero 16, Luca D'Astolfo la numero 6, Francesco Fè la numero 5, 7 per Emiliano Muratore, 10 per Daniel Rossi, in porta c'è Filippo Travaglini, non De Eugenio per lui, maglia numero 1. Buon divertimento da parte di Lorenzo Magnanelli. Siamo partiti con il primo pallone giocato dal Peperino, ancora in possesso di palla, che prova a partire dalla sinistra. Campanella scarica indietro, si passa per D'Astolfo e poi ci prova da destra il Peperino. Cutrupi, Colasanti, Colasanti in mezzo al campo con la maglia numero 8, c'è da sofferire stasera anche all'assenza di Fabio Simone per il Peperino. Ancora Peperino con Barani, scarico per Campanella, chiede di velocizzare la manovra Mister Damora. Arriva la diagonale verso la fascia destra, pronto per la rimessa dal fondo Luciano Molon. Questa sera chiamata a una super prestazione in difesa il Bacci. Potrà affidarsi all'esperienza di uno come Filippo Mazzesi, Cutrupi, e proprio Mazzesi che poi va anche a servire la palla. Arriva subito la verticalizzazione immediata a cercare Moretti, poi ci prova Alessio Tombesi, lo stop e direttamente a indirizzare verso la porta. Vi dicevo, serve un super impegno della difesa del Bacci, considerando i 64 gol all'attivo del Peperino La Rustica in regular season. È il terzo migliore attacco, davanti ci sono a pari merito quelli di Cotton e Lazio, che di gol ne hanno segnati 70, rispettivamente 74. Cotton e Lazio che però non saranno avversarie né del Lazio che non sarà avversaria né di Bacci né del Peperino, ovviamente è impegnata nell'altro preliminare d'andata, terza contro sesta, affronterà il Bar Crystal, mentre appunto il Cotton Club sarà la squadra che la vincente di questo doppio confronto tra Bacci e Peperino dovrà affrontare dopo questa sfida preliminare. Abbiamo avuto l'occasione di parlare in settimana con due protagonisti, da una parte
il numero 9 del Bacci Andrea Moretti, scarpa d'oro dell'ultima stagione. Dall'altra parte invece abbiamo parlato col sempre disponibilissimo mister Cristiano D'Amora e abbiamo chiesto insomma ad entrambe le squadre che cosa pensano poi insomma di questa eventuale semifinale contro il Cotton, e né da una parte né dall'altra le due squadre si sono volute sbilanciare. Moretti ha ricordato che insomma il suo futboletto lo scorso anno con il Cotton giocò una stupenda semifinale di Coppa Italia venendo sconfitta solo per un gol a zero segnato poi dal decisore diciamo della scorsa stagione Mario Artistico, che segnò insomma in tutte le finali del Cotton. Dall'altra parte invece Cristiano D'Amora ha sottolineato come la sua squadra non si snaturi mai con nessuna, neanche quando tocca affrontare il Cotton. Effettivamente fu una bella partita, specialmente quella di ritorno, combattuta, vinta dal Cotton ovviamente anche per la tanta esperienza messa in campo. Mentre intanto Muratore prova a fare tutto da solo, Muratore ancora, la piazza fuori di pochissimo. E qui allora il primo squillo della partita è stato affidato al destro del numero 7 del Peperino. Qui intanto esce Travaglini, occhio però perché rischia con la rimessa corta, palla comunque che arriva a Cutrupi che agisce sulla fascia destra, si passa per D'Astolfo. Comodo il passaggio per Campanella, da Solfo invece sceglie ancora l'out di destra, poi la verticalizzazione a cercare il numero 8, non un avversario semplice, Filippo Mazzesi per l'attaccante del Peperino. Mentre gestisce sempre Emiliano Muratore, apertura per Cutrupi, ci prova di prima poi Mazzesi in anticipo, va da Tombesi, Eusepi riesce a girarsi, marcato molto in questa fase Andrea Eusepi, Moretti prova lui a piazzarla, la risposta di Travaglini. Non riesce ad evitare il calcio d'angolo il Peperino, allora si ripartirà dal corner con Francesco Ferretti pronto per la battuta. Parte Ferretti e prova a cercare la testa di Matteo Trincia, è stato lui l'ultimo a toccare, non è riuscito però ad imprimere una deviazione decisiva per battere Travaglini. Muratore, Colasanti, ancora il numero 8 del Peperino che cerca il capitano Flavio Campanella, sempre sulla sinistra. Buono quel tocco di Cosimi, poi D'Astolfo. Apri a destra Cutrupi, Eusepi, Trincia. Ancora Eusepi, cerca di trovare il tocco per Moretti. Si riparte dalla rimessa laterale. Esce con più decisione in questa fase il futboletto dopo una prima invece cui ha aspettato molto, forse un po' troppo, il Peperino. Peperino che adesso invece prova a ripartire. D'Astolfo, Muratore. Avanza il numero 7 del Peperino, rimane in possesso di palla, poi l'intervento di Trincia che riesce a recuperare il pallone, recupera Cutrupi con un fallo qua. Eusepi verso Trincia, ancora palla per il capitano Andrea Eusepi, scarica verso Ferretti, sempre Eusepi, sempre centralmente. Poi ancora la palla verso Francesco Ferretti, prova a far partire una conclusione da distanza siderale, non una buonissima idea qui quella del numero 6 del Football 8. Cutrupi, marcato stretto sempre da Ferretti, ricomincia l'azione il Peperino, si passa per D'Astolfo, mette un po' in difficoltà Campanella che riesce a trattenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco. Campanella, Scodella verso destra,
centralmente c'è sempre Colasanti, cercato sempre Cutrup invece, recupera allora Tombesi, parte lui dalla sinistra, sempre con Cutrup in recupero, ancora una volta con un fallo, qui timide proteste accennate dal numero 16 del Peperino. Pronto Ferretti per battere questo calcio di punizione, occhio però perché c'è anche Mazzesi, difensore sì, ma con grandi doti anche in fase offensiva l'ex testaccio. Parte Mazzesi, va direttamente verso la porta, prova una deviazione Moretti. Travaglini, Campanella, qui protesta il Bacci che chiedeva il calcio d'angolo. Cosimi, Molon per Trincia, appoggio così così, poi riesce a metterla a terra e a mantenere il possesso. Scarica sulla sinistra, intanto arriva il cartellino giallo per Moreno Barani, troppe proteste a giudizio del direttore di gara. Travaglini, ma tutto da rifare. Arriva adesso l'ok da parte della direzione di gara, riprende il gioco ed è Peperino che attacca, palla ancora per Campanella, altro grande appoggio, poi riesce a liberarsi di Trincia che è andata in una marcatura pericolosissima, pericoloso qui anche il recupero di palla, Eusepi per Moretti, Moretti ancora prova la conclusione deviata, il calcio d'angolo. Trincia lascia la battuta del calcio d'angolo a Francesco Ferretti, va lui a scodellare verso il secondo palo, altissimo però questo calcio d'angolo perché potessero staccare i saltatori del Bacci. Bacci squadra molto fisica e anche molto alta rispetto al Peperino, Mazzesi e Moretti su tutti, Mazzesi che poi adesso prova ad andare in recupero, il fallo è probabilmente del numero 6 Ferretti, è arrivato con troppa irruenza su Moreno Barani. Tifoseria e dirigenza del Peperino che chiede forse un po' più di uomini in campo all'interno dell'area di rigore. Arrivano adesso Campanella e Colasanti, prima il solo Barani, Muratore e Cutrupi alla battuta di questo calcio di punizione. Parte il numero 7, Muratore, alto sopra la traversa. Cosimi restituisce a Molon, si riparte da sinistra, Tombesi la mette a terra, si fa vedere Moretti, Tombesi ancora per Eusepi, poi lo scarico verso Manuel Cosimi, ancora per Andrea Eusepi, Eusepi alla conclusione, alta sopra la traversa. Occhio però perché anche Eusepi è un buonissimo tiratore, specialmente da lontano. Cutrupi, Campanella, avanza il numero 18 del Peperino, riesce a beffare Eusepi, poi il calcio di punizione, protesta il Peperino, un tocco di mano probabilmente più che un fallo in attacco, può ripartire comunque da un calcio di punizione il Bacci Football 8 affidato a Filippo Mazzesi. Fischio del direttore di gara, pronto Mazzesi, va a lungo verso l'area di rigore a cercare lo stacco di testa di Andrea Moretti, fuori dallo spazio. Travaglini, Colasanti,
Cutrupi, il velo trova Mazzesi però, poi altro anticipo e rimessa laterale Bacci. Un po' diminuito di intensità in questi ultimi minuti le due squadre, ovviamente è un match questo che si gioca sui 100 minuti, andata alla Stella Azzurra, ritorno poi ovviamente in casa del Peperino La Rustica, quest'anno il Circolo Sport City. Moretti, stacco di testa a cercare Trincia, Muratore la mette a terra, Campanella, pressione di Moretti, sempre insomma un avversario spinoso specialmente per la sua fisicità, Cutrupi per Colasanti, poi si passa per Campanella, avanza il numero 18, prova a cercare ancora Colasanti che arriva al cross in mezzo, chiude Mazzesi il calcio d'angolo. Ecco la battuta del calcio d'angolo, tenta la deviazione Barani, Trincia e poi da Stolfo a chiudere in rimessa laterale. Pronto Manuel Cosimi, cerca e trova Moretti, Moretti ancora, De Stolfo, l'ultimo a toccare, rimessa del Bacci. Sempre Cosimi, poi Tombesi e si riparte da Mazzesi. Eusepi ha un po' di spazio, preferisce subito andare a sinistra da Ferretti, la piazza verso l'area di rigore, recupera da Solfo, poi riparte con un fallo Andrea Tombesi. Colasanti, sempre palla per il numero 8, apre subito per Cutrupi, controllo così e così, Ferretti spezza l'azione e butta in rimessa laterale. Barani sbaglia l'aggancio e allora Eusepi, su di lui Cutrupi, altra rimessa laterale. Questa volta Mazzesi ha un po' di spazio per avanzare e per impostare, parte Mazzesi e poi va direttamente verso la porta, non prende lo specchio, però insomma le doti balistiche il numero 14 del Bacci Futbolette ce l'ha. Ricordiamo lo scorso anno, una storica partita con Mazzesi che vestiva ancora la maglia del testaccio. Intanto Muratore si gira subito con Molon che butta il calcio d'angolo. Muratore il più pericoloso del Peperino fino a questo momento. Ha scelto un attacco più fisico da Mora in questa prima fase del match, con Barani schierato al centro, Muratore a sostegno e Rossi a Scione per il momento in panchina. Sono ovviamente però due risorse importanti, capocannoniere, vice capocannoniere della squadra, mentre nel frattempo ci ha provato anche Flavio Colasanti, ancora Molon, altro calcio d'angolo sempre Colasanti, poi ancora il cross verso l'area, Molon in due, forse due tempi e mezzo, riesce comunque a bloccare. Eusepi, Bacci deve provare a smorzare il pressing asfissiante del Peperino che ci prova ancora con Colasanti fuori dallo specchio, mentre ci si ferma per il primo time out saggiamente chiesto da Loi. Bacci che deve un attimo riordinare le idee. Circa 5 minuti prima del termine del primo tempo, con il clean sheet che regge da una parte e dall'altra, Moretti, Tombesi, prova a penetrare lui, chiusura in fase di tiro, poi Ferretti se la trova lì, Filippo Travaglini, dai a Fili!
Ancora Tommesi messo a terra, calcio di punizione. Entrata alla grande in campo il Bacci Football 8, servivano insomma le parole di Loi. Io ci voglio credere! Scuotere un'inerzia che invece era andata tutta a favore del Peperino nella fase finale del primo tempo con tre clamorose occasioni per Flavio Colasanti. Qui invece l'occasione ce l'avrà il Bacci Football 8 da piazzato. Con Mazzesi e l'ex pisana Francesco Ferretti sulla battuta di questo calcio di punizione. C'è anche Cosimi, però Eusebi che sembra fare il direttore di orchestra, parte Ferretti, solo barriera Molon. Rimessa lunga, sempre a cercare lo stacco di Moretti, Muratore, Ferretti che recupera senza fallo, poi Mazzesi, viene chiuso e fallo laterale. Ferretti per Andrea Eusepi, ha un po' di spazio per impostare, cerca subito Moretti, ancora Travaglini, bravo a non far staccare di testa il numero 9 del Bacci. Poi ancora abilissimo Filippo Mazzesi ad evitare il calcio d'angolo. Eusepi subito pressato, di prima la girata di Ferretti per Moretti. Buona l'idea, non altrettanto lo stop di Moretti, anche se era complicato. Spalla alla porta, qui intanto trincia. Riparte la rimessa laterale il Peperino a 21 minuti nel corso del primo tempo. Tombesi per Ferretti, chiude in fallo laterale. Tuta, già due uomini del Peperino a scaldarsi. Qui poi Moretti senza fallo. E allora Tombesi ne approfitta per far partire una conclusione che però esce di molto dallo specchio della porta. Pronto Travaglini. Rimessa corta con le mani, palla per Barani che prova subito a coordinarsi per il tiro da posizione impossibile. Molon per Cosimi, palla ancora a cercare lo stacco di testa di Moretti, era salito però Tombesi, Moretti non lo ha visto. Si rispera con il compagno, con la Santi. Sterza e parte lui. In pressione su con la Santi, arriva adesso la palla a Barani. Prova a girarsi a cercare Cutrupi, poi palla lunga a cercare Tombesi. Troppo lunga però per l'intervento del numero 10 del Bacci. Da Solfo. Campanella. Sbagliata, rimessa laterale Bacci, trincia Eusepi centralmente per Andrea Moretti, poi arriva anche Trincia, prova lui la conclusione, blocca Travaglini. C'era anche un pericolosissimo Alessio Tombesi, scusatemi, all'interno dell'area di rigore. Intanto Campanella ci prova lui, Molon, Trincia senza fallo Cutrupi, forse si procede per la norma del vantaggio. Eusepi a cercare Moretti, sbaglia il passaggio però. Prova ancora il Peperino mentre è disperato da Mora in panchina, più che altro arrabbiato Cutrupi. Qui arriva la palla al centro, Molon, palla che attraversa tutta l'area di rigore, può partire la conclusione di Cutrupi, ci arriva Molon incredibilmente e blocca la sfera. Ora Molon che respira un attimo, poi prova a cercare Moretti, occasione clamorosa per il Peperino La Rustica. Da Solfo, Campanella,
a sinistra, poi sterza verso il centro, il numero 18, il capitano del Peperino, ancora conclusione, Murata De Eusebi, rimessa laterale Peperino. Pronto Cutrupi, Colasanti, altra palla per Cutrupi, la trattiene, poi non riesce però ad andare al cross, e allora Ferretti, l'opposizione di Cutrupi si riparte dalla rimessa dal fondo. Molon, lungo sempre a cercare Moretti, anzi era Tommesi, che ha commesso fallo. Avrà l'idea in questa fase però la manovra d'attacco del Bacci, per due volte è arrivata la rimessa lunga di Moron, qui intanto Barani, calcio di punizione sul numero 23 del Peperino. Qui si fa vedere però anche il carattere molto forte di Filippo Mazzesi. Contesta questa decisione di fischiare fallo e poi adesso torna a presidiare l'area di rigore prima che il Peperino vada alla battuta di questo calcio di punizione. Muratore, campanella vicino alla sfera. In due in barriera. Parte Muratore per campanella, prova a giro fuori dallo specchio della porta, si chiude così il primo tempo di Bacci Peperino 0-0. Altri 25 minuti per cercare di sbloccare questo preliminare d'andata playoff della Lega Calcio 8 tra Bacci Football 8 e Peperino. Parte subito la conclusione di Moretti dalla centrata e Bacci che conquista subito un calcio d'angolo. 0-0 alla fine del primo tempo con il Peperino che sicuramente ha un debito con la fortuna, ha fallito tante occasioni, almeno tre davvero clamorose. Qui intanto la palla era indirizzata allo stacco di testa di Mazzesi, può provare a ripartire il Peperino in contropiede, ci prova subito con Cutrupi, allarga sulla sinistra, Rossi appena entrato, prova lui, ancora Molon. Palla ancora per Colasanti, ancora alla conclusione il numero 8, conclusione respinta in fallo laterale. Alongi verso Daniel Rossi, prova a penetrare, a far tutto da solo. Eusebi poi, Stenbock e Tombesi che prova subito ad andare da Moretti, mani nei capelli, si dispera, il numero 9 di Bacci, una buona palla quella di Tombesi, ancora Rossi, chiuso, vediamo se in rimessa laterale o in corner, la rimessa laterale, pronto Cutrupi, scarica indietro, Marco Alongi, prova ancora a cercare Cutrupi, recupera e poi riesce ad indirizzare la palla verso il numero 16, ci prova Colasanti, fa partire un campanile, Moretti da solo però deve cercare il sostegno di qualche compagno, prova a giocarla in mezzo dove però non scatta Alessio Tombesi. Colasanti verso campanella, ancora la palla per il numero 8 del Peperino che poi va da Cutrupi che prova a sfondare da destra, Cutrupi ancora chiuso poi da Mazzesi in fallo laterale. Da Stolfo, palla ancora per Rossi, buono lo stop di prima per Fè, ancora il numero 5 Fè e poi Cutrupi di testa che però non riesce a staccare. Un intervento di difesa che d'attacco il suo, qui intanto Mazzesi per Moretti, resiste bene con il fisico da Stolfo.
Da portiere a portiere si riparte da Molon. Tombesi di sponda prova a cercare Stembock senza riuscire a trovarlo. Kutrupi con la Santi perfetta. Si ritorna dal numero 8, poi Kutrupi ancora a provare ad andare da Fe, riparte invece Tombesi, chiuso, poi Fe, Molon, non riesce poi il tapino a Daniel Rossi. Mazzesi. Eusepi. Conclusione di Cosimi da lontanissimo. Si riparte da rimessa dal fondo. Travaglini a Longi, lungo centralmente a cercare Rossi, di sponda però va dall'avversario Eusepi. Campanella perfetto, ha irrobustito specie la fascia sinistra ma anche dall'altra parte con l'entrata di Alongi da Mora. Mazzesi, Cosimi, poi palla per Moretti, prova il velo per Tombesi, ancora prove d'intesa tra il numero 9 e il numero 10 del Bacci. Molon, palla che Eusepi mette fuori dal rettangolo di gioco. Colasanti va lui al tiro alto sopra la traversa, ma buona idea ancora una volta del numero 8 del Peperino, che non sta facendo al momento per niente rimpiangere l'assenza di Simone. Cosimi va a lungo, prova Ferretti, poi mette palla a terra. Moretti prova a sfondare Daniele Placido, si riparte dal corner. Pronto Stembock, va corto per Ferretti, si ripassa per Stembock, prova lui a sfondare, poi va a piazzarla per Eusepi, il salvataggio sulla linea e ci ha provato anche il numero 14, Filippo Mazzesi da lontano. Da Stolfo, poi Kutrupi, Colasanti centralmente, va da Fè, prova a sfondare e poi alla conclusione sulla ribattuta ci prova Kutrupi che però è fermato all'ultimo. Rimessa lunga sempre a cercare Moretti, qui non può niente però il numero 9 del Bacci. Match di difficile lettura che vive di sprazzi da una parte e dall'altra, qui intanto ancora Fè, ancora verso la porta ma fuori dallo specchio. Dalle intenzioni comunque sembra che il Peperino in questa fase voglia spingere di più. Eusepi, Cosimi ancora per Eusepi, sempre sulla fascia destra, mentre dall'altra parte c'è tutto libero Mazzesi che riceve adesso il pallone, rischia un po' qui sulla pressione di Rossi ma riesce comunque a servire il compagno Manuel Cosimi. Si riparte allora dal numero 2 centralmente, recupera però Fè, Fè ancora a terra senza fallo sul numero 5, allora può ripartire Stembock che prova poi la conclusione che invece è un assist clamoroso per Enrico Paresce, la risposta di Filippo Travaglini. È dal corner che si ripartirà dopo il chiarimento avvenuto adesso tra il capitano del Peperino, Peperino che protestava ovviamente per il fallo su Fè. Qui intanto ancora conclusione provata da Eusepi, angola molto però e allora Fè dall'altra parte, la palla per Kutrupi, non riesce però ad arrivare su questo pallone il numero 16 del Peperino.
Eusebi. Mazzesi. Eusebi e poi Ferretti. Va centrale, si alza un campanile, stacca di testa, più in alto di tutti Mazzesi, mette palle a terra Paresce, poi però finisce col servire Francesco Fè, che avanza e prova ad andare da Cutrupi, pronto per la conclusione, si trascina troppo la palla in avanti, e allora Ferretti, a destra per Stenbock, Cosimi. Mazzesi, palla lunga a cercare Placido. Stenbock ancora per Placido, recupera Campanella, poi Marco Alongi da destra, avanti lui, Alongi ancora, conclusione, blocca Maloni in due tempi. Fuori momentaneamente dal campo Moretti, ma è come se stesse dentro, è rimasto in piedi il numero 9 del Bacci, Eusebi. Sempre Eusebi, poi Mazzesi. Il velo di Eusebi cercava Ferretti, che però non è partito. Alongi, Colasanti, gira di prima verso Daniel Rossi, tiene la palla in campo il numero 10, riesce a servire il compagno, poi si oppone Placido. Alongi, Anastasio, poi ancora Alongi verso l'aria, Eusebi di testa a cercare e a trovare Nicolo Stenbock, sterza, viene chiuso, poi riesce a trovare un varco per Eusebi che apre per Francesco Ferretti, la conclusione di Ferretti fuori dallo specchio. Fè, Colasanti, Anastasio, ancora per Colasanti, l'apertura questa volta è per Marco Alongi, si riparte da D'Astolfo e poi sull'altra fascia la verticalizzazione, recupera Mazzesi, Cosimi, lungo, a cercare Paresce, chiude D'Astolfo, Alongi, avanza lui, Anastasio, il cross in mezzo, blocca Molon. Ferretti, Eusebi, pronto Mazzesi ad impostare, prova ad andare da Placido, cerca la deviazione di tacco senza riuscire a trovarla, si riparte da rimessa dal fondo e da Travaglini. Alongi, avanti, poi di nuovo indietro per D'Astolfo, palla sulla destra, Fè, per Anastasio, la conclusione di Anastasio, non può niente qui Moloni, il peperino si porta in vantaggio con il capolavoro realizzato dal numero 3, Cristian Anastasio, all'incrocio dei pali, 1-0. Dunque Bacci sotto, partita che si accende, sbloccata a metà del primo tempo, subito Eusebi, palla deviata, ancora Eusebi, altra conclusione, altissima sopra la traversa, si arrabbia Ferretti che chiedeva la palla sulla sinistra. Dai portiere, aspettiamo lei, dai! Ferretti, poi ci ha provato con la Santi da lontanissimo,
porta. Intanto ammonito Francesco Ferretti per protesse, è stato avvertito dal direttore di gara. È meglio che non prosegua, meglio che non prosegua. Lungo Molon per Ferretti, riesce ad agganciarla Eusebi, riparte da Molon. Lungo per lo stacco di testa di Paresce, bucato l'intervento, allora prova la conclusione Ferretti, respinta e rimessa laterale. Senza fallo! Senza fallo! Placido, chiuso fra due, scarica per Eusebi, il tocco di prima, Stenbock apre per Cosimi al volo, fuori dallo specchio. Fè per Anastasio, l'autore del gol dell'1-0, recupera però Filippo Mazzesi. Mazzesi alto sopra la traversa, Travaglini nega di aver toccato, anche il direttore di gara non l'ha visto. Si riparte quindi dalla rimessa dal fondo già battuta. Longhi, apertura per Fè di prima, Cosimi, colpo di testa di Fè, Stenbock non riesce ad andare da Paresce. Colasanti da Stolfo, l'apertura sulla sinistra, Mazzesi al recupero e allora Eusebi, parte lui, poi sterza indietro, Stenbock, recupero ancora di Anastasio, l'autore del gol dell'1-0, subito da Scioni, Molon. Anastasio, Rossi, poi ci prova con la Santi a coordinarsi al volo. Molon per Paresce, tiene il pallone in campo Paresce, prova ad andare da Stenbock, trovato invece il numero 5 del Peperino, Francesco Fè. Alongi, poi Cutrupi per D'Astolfo, scusatemi, Colasanti che poi torna adesso in possesso di palla. Fè, far partire un cross, invece preferisce tornare indietro, poi adesso allo scatto sulla fascia, la verticalizzazione, recupera Ferretti, palla verso Placido, Eusebi. Avanza il numero 8, il capitano del Bacci Football 8, senza trovare spazio. Allora apre a sinistra da Ferretti, la palla messa al centro da Tombesi per lo stacco di Eusebi, fuori. Da Stolfo, Fè non vuole accelerare troppo il Peperino, ovviamente in vantaggio. Colasanti a terra, riesce comunque a servire Francesco Fè. Che poi prova ad andare ancora da Anastasio, mette la palla verso Rossi in anticipo di Sano Molon. Andrea Eusebi, avanza lui, poi la palla per il vice capitano Placido, Ferretti, conclusione, deviazione e calcio d'angolo. Ferretti alla battuta, alla chiusura di Fè, si riparte dalla rimessa laterale, sempre il numero 6 alla battuta per Stenbock, colto però di sorpresa, e allora Scione
prova lui a partire dalla fascia sinistra, Ascioni ancora prova la conclusione in questo istante con Molon che va alla risposta, ma sulla ribattuta c'è il gol del 2-0 del Peperino realizzato da Daniel Rossi. Sempre saputo che eri destro, Dani. 2-0 allora, dopo l'azione di Ascione, la risposta di Molon, estremo difensore del Bacci, nulla ha potuto sull'iniziativa di Daniel Rossi che si è fatto trovare presente. Qui intanto ci ha provato Stenbock dalla centrata, andando però fuori dallo specchio, non altissimo sopra la traversa. Pronto Travaglini per la battuta di questo calcio di punizione. 2-0 quindi il risultato parziale, mentre Rossi in copertura, Serretti dovrà ripartire dalla rimessa laterale, la batte adesso verso Mazzisi, prova addirittura a coordinarsi per il tiro. Poche idee in questa fase però per un Bacci che sotto 2-0 deve assolutamente cercare un gol. Vada, riesce. Non riesce, da. Per rimettere tutto in discussione. Mazzesi avanza sempre lui, questa volta la verticalizzazione per Placido. Placido ancora. Stenbock, la verticalizzazione proprio a cercare Mazzesi che si era inserito. Il time out, anche questo a 5 minuti dal termine del tempo. Può riprendere il gioco circa 5 minuti prima del triplice fischio del direttore di gara. 2-0 il parziale. Stenbock rientrato in campo, Moretti che adesso va in possesso di palla. Mazzesi prova ad andare da Cosimi, colto in contratempo. Da Stolfo, Sterza avanza lui subito sulla fascia sinistra, offre per Francesco Fè, il cambio di gioco a cercare Anastasio, altro buon controllo, poi Colasanti, ancora per Fè, gran gioco qui del Peperino, poi prova la conclusione di sinistro, non è un'ottima idea, Ferretti pressato, esce dall'area di rigore, e poi prova a cercare Moretti che va subito da Tombesi, fa in recupero, scatta il numero 11 Ascione, ancora Rossi, stavolta non riesce però ad arrivare a tirare, e allora si accontenta del corner. Corta per Ascione, si riparte dalla rimessa dal fondo. Tombesi avanza lui, anche il tentativo di fallo, Tombesi poi va al tiro, la deviazione di Alongi in calcio d'angolo. 8 pronto Travaglini, va subito da Alongi, poi Ferretti recupera Ascione, avanza lui, l'ultimo a toccare però è stato proprio Andrea Ascione, la rimessa è del Peperino. Stenbock, Ferretti sempre a cercare Moretti, la verticalizzazione è stata deviata, allora Eusepi, Stenbock centralmente, Ferretti ha un po' di campo, scarica per Cosimi, Cosimi ancora prova ad avanzare, va adesso da Tombesi, altra chiusura di un'attentissima difesa del Peperino. Stenbock per lascia la rimessa laterale a Cosimi, battuta adesso verso Moretti, spizza di testa, poi ancora in possesso di palla il numero 9 del Bacci, Moretti fra due, rimane in possesso, va da Eusepi, poi Mazzesi, la conclusione di Mazzesi fuori dallo specchio della porta, è stato il tocco però e dunque il calcio d'angolo. Travaglini protesta con uno dei direttori di gara, poi lascia la palla lì, adesso arriverà a Stenbock e la dà Mazzesi,
23 minuti sul cronometro. Pronto Stenbock per Cosimi. La conclusione ancora fuori dallo specchio della porta. Altro time out. Messa lunga. Il calcio di punizione lo batte Cosimi e andrà a lungo direttamente verso l'area di rigore, ovviamente a cercare Moretti, anzi Ferretti, che stacca e prova lui. Poi la deviazione è arrivata addirittura da un compagno. Ascione la perde, la recupera Cosimi, poi è Cosimi però che la porta fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale Peperino, pronto Francesco Fè per la battuta. Ascione chiuso, altra rimessa sempre del Peperino che può giocare con il cronometro. Meno di 3 minuti alla fine del match, dalla ripresa dopo il time out la direzione di gara aveva segnato proprio 3 minuti, qui non c'è il fallo, giustamente gli arbitri fanno giocare e concedono il vantaggio. Stenbock, la palla per Giuseppe, poi Ferretti, Tombesi prova a penetrare con il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. Qui una buona occasione per il Bacci per ridurre lo svantaggio, dunque non compromettere la gara di ritorno. Pronto Stenbock, fa Stenbock, Ferretti, la chiusura in fallo laterale. Pronto Ferretti, Eusebi, Cosimi verso l'area, Moretti prova a girarsi in rovesciata, alto sopra la traversa. Ferretti, Anastasio, avanza il numero 3, prova ancora la conclusione, chiede scusa ai compagni, si arrabbia moltissimo mister Cristiano D'Amora. Molon, ancora Ferretti, poi Moretti non riesce a tenerla in campo, rimessa dal fondo indicata dal direttore di gara. Pronto Travaglini, ormai poco tempo per la fine del match, ma ci sarà ancora tempo però per un'azione del Bacci, può ripartire qui da rimessa laterale, la batte Mazzesi, lungo direttamente verso l'area di rigore. Moretti prova ad andare da Eusebi, tiro deviato e non c'è più tempo, c'è il triplice fischio del direttore di gara. Il Peperino vince il preliminare d'andata dei playoff, 2-0 contro un Bacci chiamato adesso a una super prestazione a Sport City nella gara di ritorno.